siamo ammalati qua, ci siamo ammalati. A me perfino mi volevano mettere le manette perché mi ribellavano e non fa passare la macchina. Perché passavano contro mano e gonfiavano, mandavano l'acqua dentro casa. Che chiedete adesso sostanzialmente però? Che facessero quello che c'è bisogno da fare. Sì, ho preso della sabbia perché comunque c'è il pericolo dell'alluvione, quindi per evitare poi ulteriori disagi ci siamo prevenuti prima. Come state vivendo queste ore? Male, perché comunque erano diversi anni che non c'era più questo problema, adesso si è riproposto, quindi siamo così, insomma. I fiumi sono esondati nel Sorano, ma anche in altre zone della provincia di Frosinone, a causa dei ripetuti nubifragi. Tanta gente corre ai ripari come può, c'è rabbia oltre alla preoccupazione. A Sora temono il peggio e si stanno preparando con barriere e sacchetti di sabbia per far fronte alle acque. Spaventosa la cascata verticale di Isola dei Liri, il fiume sta raggiungendo i livelli di guardia e la speranza è tutta ora nell'attenuazione dei fenomeni attesa per questa notte. La preoccupazione è alta, l'apprensione, ma anche abbiamo messo in campo tutto quello che serviva per cercare di rendere sostenibile quello che le condizioni meteo in realtà stanno mettendo a dura prova l'intero territorio. Quello che sappiamo è che l'attuale quota raggiunta dal fiume Liri, che è una soglia critica, che comincia ad avere delle esondazioni nelle zone di Baiolardo, Agnone del Prato, Ponte Ricciotto, Via Selva Romana, è sotto controllo, stiamo chiudendo le strade. Quello che sappiamo dalla conca del Fucino è che manovre non sono state fatte, ma sono condizioni di pioggia eccezionale anche lì che hanno determinato il gonfiarsi così repentino del fiume. Stiamo attivando un sistema di distribuzione dei sacchetti, quali prime preparatie, diciamo, di pronto intervento per mettere in sicurezza le case. Molti abitanti, cittadini che abbiamo contattato, siccome storicamente sono pronti a queste emergenze, erano già organizzati. Chi non è organizzato, anziani e disabili, stiamo dando la priorità. Domani chiudiamo tutte le scuole, abbiamo già deciso, perché il disagio comunque lascerà degli strascichi. Ci auguriamo che la situazione rimanga, rispetto a tanti altri territori che sappiamo che già sono sott'acqua, che rimanga una situazione che sia sostenibile nei limiti del possibile.